Le polemiche degli ultimi mesi su cosa sia cinema o meno, cinecomico, film d'autore, Netflix o sale, lasciano il tempo che trovano, soprattutto quando ci si ritrova davanti a grandissimi film. Il primo a saperlo è proprio Martin Scorsese, che con questo The Irishman regala non solo al pubblico cinefilo, ma a tutta la vastissima ed eterogenea platea del mondo dello streaming, un altro grande capolavoro. Ecco la nostra videorecensione, senza spoiler, di The Irishman. Partiamo da questa storia che Martin Scorsese vuole raccontarci ormai da tanto tempo. L'irlandese del titolo è Frank Sheeran, un ex trasportatore e veterano della Seconda Guerra Mondiale che diventa un sicario al soldo della mafia italo-americana. A capo della famiglia criminale che lo protegge c'è Russell Bufalino, che per lui diventerà quasi un padre e che lo metterà in contatto con il celebre leader sindacalista Jimmy Hoffa, preso di mira da Robert Kennedy per il suo coinvolgimento con la mafia e i prestiti garantiti loro per la costruzione di Las Vegas. Raccontato così, il film sembrerebbe un nuovo capitolo di una saga criminale già raccontata in Quei bravi ragazzi e Casinò. E in effetti, va detto, nella sua prima parte, questo The Irishman sembrerebbe essere solo un nuovo grande classico alla Scorsese. Il tutto girato come sempre con lo stile unico, elegante eppure brutale del maestro newyorkese. È nella seconda parte che il film cambia passo, concentrandosi sulle conseguenze delle azioni criminali compiute dai personaggi all'interno di entrambe le famiglie di Frank, quella composta da moglie e figlie, che lui cerca di proteggere e schermare da ogni orrore, e quella dei capi alleati, che cerca di servire al meglio senza mai ribellarsi o discutere un ordine. Parlare di The Irishman, soprattutto del suo significato, senza menzionare il suo incredibile cast, non avrebbe senso. È cosa nota che Scorsese abbia voluto fare interpretare questo film ai suoi attori di fiducia. Per fare questo, considerato che la storia si dirama attraverso più decenni, il regista ha dovuto cedere alla tecnologia e chiedere alla Industrial Light & Magic di sperimentare un processo di ringiovanimento così avanzato e ambizioso come mai prima d'ora si era visto per un film di questo tipo. I tre fantastici protagonisti, Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, non hanno quindi un attore più giovane che dà loro il cambio nei flashback, ma semplicemente sono stati ringiovaniti digitalmente. Il risultato di questa tecnica, da un punto di vista prettamente visivo, è variabile. In alcuni casi funziona piuttosto bene, in altri meno. Ma il punto è che dopo un primo impatto iniziale, tutto questo davvero non ha più importanza, perché quello che realmente conta è che questo capriccio da 150 milioni di dollari permesso dal mecenate Netflix ci regala l'opportunità più unica che rara di vedere sullo schermo contemporaneamente questi tre mostri sacri. Che stiamo parlando di tre attori giganteschi non ve lo dobbiamo certo ricordare. Quello che vi possiamo dire però è che, come sempre, Scorsese ha ragione. Al netto di tre ottime interpretazioni complessive, è indubbio che le scene in cui duettano a rotazione i tre attori sono di quelle che rimangono per sempre scolpite nella memoria e nel cuore, perché gli attori sono capaci di trasformarsi ed esprimere l'avvenuto cambiamento e invecchiamento nei loro personaggi. Che poi, ecco il colpo di genio, rispecchia esattamente quello dei loro interpreti. E quindi abbiamo ad esempio un Al Pacino che da combattivo insolente nella prima parte diventa pian piano più dimesso o dolente nel finale, o un Robert De Niro misuratissimo e senile, che sembra rappresentare quasi lo stesso Scorsese che vede scomparire il mondo in cui ha vissuto, così come gli amici di sempre. The Irishman non sarà magari l'ultimo film della carriera di Scorsese, ma è certamente un testamento di un modo di fare cinema che l'ha segnato, che l'ha reso celebre e riconoscibile in tutto il mondo. Ha senso quindi anche il passaggio a Netflix, anche da parte di un regista che ha sempre difeso non solo la sala, ma anche la pellicola. Non è rassegnazione, ma accettazione. Anche Scorsese è arrivato nella parte finale del suo viaggio, e siamo certi che così come i bei ricordi, anche i rimpianti saranno tanti. Quello contemporaneo non è il cinema che lui ricorda, magari con nostalgia, ma non è ancora nemmeno arrivato il momento di arrendersi alla malinconia. The Irishman è girato divinamente, anche se con meno virtuosismi del solito, e il cuore è tutto nei personaggi, nelle dolenti ma maestose interpretazioni e in quel velo di malinconia che avvolge tutta la parte finale. Si tratta di un film testamento a tutti gli effetti, ma anche di una grande dichiarazione d'amore verso un cinema che ormai sta scomparendo dalle sale, ma non certo dalla memoria dei cinefili. Un altro immenso lavoro per uno dei più grandi registi americani degli ultimi 50 anni. E voi, quanto attendete di Irishman? Lo guarderete su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti.